Guarda, si ammazzano tra di noi, porco. Tra di noi, guarda, se ammazziamo. Ma che cazzo è qua? Ma affanculo, mamma. Mi gira il culo, guarda, mannaggia la puttana. Tutta colpa di quel disgraziato che sta in panchina, sto maledetto di merda. Tutta colpa sua. Tutta colpa sua. Cioè, mo butta dentro, crossa dentro, butta giù la palla e fischia, guarda, mo fischia. Dai. Niente. Eccola là. Esci. Eccola là. Mo ci segnano. Ha fischiato. È finita la partita. Ciao da Afsim. Allegrentus Empoli 1-1. Come fammi leggere? Allegrentus Empoli 1-1. Allegrentus Empoli come? 1-1. Dove siete allegriani? Non vi sento ragliare. Sì, pensiamo all'Inter, a quello fallo recuperare, no, si riposa. Rabiot, conserviamolo per l'Inter, Chiesa, no, che ha, pensiamo sempre all'Inter. Beh, queste sono le partite da vincere, non con l'Inter, queste sono. Ci siamo autodistrutti una partita e va bene così. Ci siamo distrutti una partita così, una stronzata di Milik. Allora l'espulsione è sacrosanta. Però sto aspettando ancora episodi come quelli di Malinowski, come quello di Berardi. Mi raccomando, hai stato a Torino la barra funziona sempre perfetto, subito. ma Gatti, perché in Salernitana Juve non è stato buttato fuori per lo stesso fallo per cui giustamente viene espulso il signor Milik stasera? Perché i Gatti non lo butti fuori, Salernitana Juve? La Juve è una squadretta, la Juve è una squadra anticalcio che non fa paura a nessuno. Papà, vai via anche tu, perché tu sei un allegriano, alla fine sei un allegriano anche tu. Non sono allegriano. Non sei allegriano? E allora dillo, allegri merda! Dillo, perché oggi Allegri ha regalato due punti che poi Milik ha regalato. Ah? No, tu sei un allegriano, basta. Chiuso. Domani, se l'Inter vince e deve vincere, siamo davanti, ok? Ci superiamo. Ma calma. Con la partita da recuperare, altri 3 punti. Con lo scontro diretto domenica, altri 3 punti. Voi fate un gioco di merda. Avete soltanto subito dall'Empoli. Tre domande. Uno, Allegri, perché mi fai giocare Milik dall'inizio in un Ildiz? Perché continui a far giocare Miretti? Perché fai giocare Kostic? Perché io non voglio dire che è colpa tua, perché la colpa è solo di quel bastardone di Milik. The Doctor! L'hai vista brutta oggi, The Doctor? Ti stiamo per venire a prendere. Se stasera il Milan vince, arrivo a 5 punti. Mi avvicino e comincia a tremare, perché il Milan sta arrivando, The Doctor. Poi domani perdono i miei cugini e può succedere quello che nessuno pensava. Non posso accettare che l'Empoli venga a Torino
e giochi a calcio e la Juventus non gioca a calcio. E siamo sempre lì, siamo sempre lì, siamo sempre lì. Te dici, ma adesso perché avete pareggiato una partita, adesso comincio? No, io non comincio niente, non voglio parlare, non voglio parlare, però devo parlare della partita. E se parlo della partita, vedo un Empoli scarso, l'ultimo attacco d'Europa, non d'Italia, no? L'attacco più scarso d'Europa, che stasera ha fatto 16-17 tiri in porta. A casa 1-1 con l'Empoli, squadra praticamente retrocessa, una squadra che non esiste, una squadra scarsissima. 1-1 a casa, meritate così, giustissimo. E non venite a dire l'espulsione di Milik. L'espulsione di Milik, un arbitro serio la dà senza aiuto del VAR. Poi però dobbiamo chiederci la solita domanda: perché il VAR su Malinowski in Genoa Juventus e Berardi in Sassuolo Juventus lì non intervengono per far espellere i giocatori del Sassuolo e del Genoa? Qui invece immediatamente intervengono dopo 14 minuti per espellere il giocatore della Juventus. A causa di questa lotta a fine partita, forse soprattutto delle gare in cui scende in campo la Juventus, finisco sfinito, anche per una questione d'asterisco, non neghiamolo, perché oggi vedere la Juventus a più 4 mi avrebbe fatto un po' specie, vi dico la verità, soprattutto nella testa mia in quanto tifoso, ma dei giocatori poi che devono scendere in campo con questa spada di Damocle, no? Magari del meno 4, sì, con le partite da giocare, ma appunto da giocare. Bel peccato, oggi mi dispiace veramente tanto, perché c'era la possibilità di portarla a casa anche oggi. È ovvio che l'insieme di tutto, no? È una partita che era importante per mille e mille motivi, non devo stare qui a raccontarvi, a spiegarvi. Quindi questa Juventus che doveva andare in fuga, attenzione Inter, attenzione, adesso va via in fuga la Juventus, Firenze perdete, dopo perdete tutto, si blocca, la Juventus si butta via, si è buttata via la Juventus, diciamoci la verità, io da interista sono ben felice di questo. Questa è una batosta che non mi aspettavo di dover commentare, sono sincero, non me l'aspettavo, oggi la vedevo paradossalmente semplice nel mio essere comunque relativamente scaramantico nel non volermi mai troppo sbilanciare. Oggi credevo che la Juventus la potesse vincere in scioltezza, vedevo molte più osticità nella trasferta di Lecce e così non è stato. Io a Lecce un pareggio paradossalmente me lo sarei aspettato, l'avrei potuto immaginare, oggi veramente no. Milik, tu sei frata a me, ti voglio tanto bene, t'abbraccias forte, forte, tu sei frate a me, frate, 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 cosa, frate, cosa, frate, cosa. Era di uno scontato, ma di uno scontato che guarda, l'inculata era proprio lì, servita su un piatto d'argento che puntualmente è arrivata. Hunde di belle beißen nicht! Il karma esiste, i giochi, gli attacchi psicologici da parte di Max Allegri, io non ho voluto commentarli, non ho fatto nessun video, ho voluto far parlare il campo, un Max Allegri che in continuazione parla solamente dell'Inter, noi che non rispondiamo mai, manda frecciatine chiamandoci permalosi, prova di mettere tutta la pressione su di noi e viene supportato dall'intero sistema mediatico italiano. Amici, Max Allegri con tutto questo comportamento, secondo me, cosa ha raggiunto? L'esatto opposto. Ma io dico una cosa, no? Ma porca puttana la miseria, no? Cioè io non capisco una cosa, no? Ma veramente mi devono chiamare un'ambulanza? Io già che sono qui nel letto, in una stanza d'ospedale, e porca puttana, veramente è una cosa incredibile. Cioè io non mi incazzo perché veramente, guarda,
purtroppo, guarda, veramente c'è un'adrenalina addosso, veramente una cosa veramente, è una cosa veramente incredibile, guarda, è una cosa veramente incredibile. Io sono convinto al 100% che se Milik avesse giocato nell'Inter, dove è permesso giocare con le gomitate, non sarebbe stato espulso, non sarebbe stato espulso, anzi il VAR nemmeno chiamava l'arbitro, era spento direttamente. Ascoltami Juventino cleptomane, ascoltami Juventino cleptomane. Questa è la lozione, la cremina di corcio per crema brucia cool per baldarsi, una piccola lozione, piccola, poco, questa dovrebbe far passare il bruciore di culo baldarsi. Guarda, ti metti qua e fai così, ti abbassi.